Ciao amici di Striscia, mi stimo e mi incoraggio anche di più. Perché c'è una magagna incredibile. Ho perso il telefono e delle volte sarà purtroppo capitato anche a voi. E io cosa faccio? C'ho il mio amico Marco Camisani Calzolari e lo chiamo subito con l'iPhone meno uno perché. Pronto? Marco Camisani Calzolari? Pronto? Sì, pronto? Ciao! Sono qua! Fantastico! Il mio telefono è un po' vetusto e obsoleto. Un pochino, si direi. Allora, facciamo così. Prima una bella foto. Eccolo qua, un bel selfone. Vai. E adesso però, a parte gli scherzi, ho un grosso problema. Sì. Non trovo il mio cellulare. Come posso fare a trovarlo? Allora, il suo telefono, che cos'era? Un iPhone? Sì, iPhone. Eccoli qua. Due. Come vanno? Torniamo benissimo. Torniamo seri, era un telefono Apple, era importante sapere questa cosa. Perché qual è la prima cosa che uno fa quando perde o gli rubano un iPhone? Dire parolacce in maniera smodata. Cioè la prima, cioè ti vengono anche i 7 minuti per quella roba lì. Va bene, dopo quello che comunque ha la sua utilità, bisogna andare su un'applicazione che si chiama Trova il mio iPhone. Ok. E inserisce email e password del suo account iCloud. Ok. Ok. E a quel punto trova l'ultima posizione in cui il telefono, nel caso in cui l'avessero spento, si trova, in cui era, oppure in tempo reale nel caso in cui il ladro l'avesse lasciato acceso. E soprattutto senza username e password non possono utilizzare il telefono, non lo possono vendere, niente da fare. E allora a posto, dai, almeno me l'ha rubato ma non posso utilizzarlo. Attenzione perché il mondo virtuale è anche reale. No, e tutto questo reale. Vale, ma stia attento perché c'è una magagna. No, la magagna? Certo che c'è una magagna, perché? Perché alcuni malintenzionati sfruttano questa caratteristica, quella di trova il mio iPhone, per rubarle la famosa username e password che serve per sbloccarlo. E come fai? Io non c'ho il cellulare. Scusa. Le mandano un messaggio. Ma dove? Glielo mandano via Facebook. E lei Facebook lo guarda solamente da smartphone o anche da qualche altra parte? Beh, per esempio dal computer. Bravo, come tutti. Bravo, e non avendo niente da fare perché il telefono non ce l'ha più, usa il computer. Ah, ecco. E loro risalgono dal telefono, alcuni dati che ogni tanto sono visibili, a come lei si chiama. Certo. E quindi vanno a cercarla su Facebook, che le mandano un messaggio. Quale? Che dice: abbiamo trovato il tuo telefono. Wow! Per sapere la posizione, clicca qui. E lei ovviamente, come al solito, ormai lo sa, no? Per cui non lo farebbe mai, no? Clicco sì, esatto. È il mio iPhone, io ho paura, voglio saperlo subito, dai, casco tutto intero. Qua inserisce la sua username e la sua password, quelle famose per sbloccare definitivamente il telefono. E lo dà a lui, lo dà a lui, ma lei vede che bravo, lo dà a lui e lui a quel punto ha tutto, ha il suo telefono, ha la sua username e password e se ne va, lo vende, fa tutto quello che vuole. Ha capito dov'è la magagna? Ma scusi, ma noi come facciamo a sapere che si tratta di un messaggio furfaldino, manigoldiano e ladrale? Come si fa a sapere? Perché Apple mica le scrive via Facebook. Noi siamo amici. Ma no, ma poi soprattutto è lei che deve cercare il telefono. Vabbè, non è il telefono che trova al Ventosa, capito? Chiaro. Quindi attenzione a come usate il digitale, perché sembra un mondo virtuale, in realtà è molto reale. E quel che fate vale. E allora io mi stimo e mi incoraggio e vi stimo e vi incoraggio a fare molta attenzione. Tanto io chiamo Meucci e poi ci vediamo. Pronto? Meucci, c'è Marco qua che le sa.